Salve a tutti, oggi abbiamo deciso di costruire una chitarra tastiera, cioè una chitarra tastiera. Cosa serve per una chitarra tastiera? In realtà noi abbiamo molta più attrezzatura di quella che ne servirebbe normalmente, però le cose fondamentali sono queste. Una tastiera molto adatta a questo tipo di Yamaha, sarebbe la SHS10, una tastiera che si può trovare nei vari mercatini. Per migliorare il suono della tastiera l'abbiamo collegata ad una Korg X50, ma può essere collegata via MIDI a qualunque altro strumento che sia un... Scusate la fatica, ma fare tutto questo con un cane che tenta di mordere qualunque cosa è difficile. Nevsky, fuori dai coglioni. Poi abbiamo la pedaliera per la chitarra con la sua loop station, ma tutto questo sono cose in più. Qualcuno di voi si starà chiedendo come attaccare la tastiera alla chitarra. Niente di più semplice. Lo strumento adatto si chiama 3M della Dual Lock, o forse si chiama Dual Lock della 3M. Ora, comunque è una sorta di velcro, ma molto più avanzato. Lo potete trovare in qualunque ferramenta. Costa qualche soldo in più del normale velcro, il cane continua a... Bravo, bello. Cos'è Mozart? Beethoven? Bene, prima di tutto trovare una chitarra che abbia il necessario spazio, ove inserire il Dual Lock della 3M. Noi l'abbiamo inserito qua. Come vedete basta molto poco, bastano due strisce. Il corrispettivo lo possiamo vedere nella tastiera Yamaha e andiamo a attaccarlo. Ecco, bravo, se stai lì un attimo riesco a finire questa cosa. Questa è la chitarra, questa è la tastiera, chiamata comunemente keytar, ed è uno strumento degli anni 80 che caduto un po' in disuso poi. Come vedete, la tastiera regge perfettamente. Ora ci ho messo un suono di violino, abbastanza anche forse un po' trash, ma l'importante è andare a far capire che cosa vogliamo fare. Lo strumento acquisisce un po' di pesantezza, ma la Fender Stratocaster diventa, diciamo, dello stesso peso di una Gibson Les Paul, ma forse qualcosa di più, qualcosa di meno, non lo so. Ma la vera sfida sarebbe quella di maturare una tecnica in cui si riesce a suonare con l'ausilio di certi pedali. Si possono fare tante cose anche senza essere un polipo della musica. Thank you.
po' raffazzonato e impreciso, però tanto per dare l'idea di quello che si può fare. Ma andiamo a vedere più precisamente l'utilizzo dei pedali in questo caso. Chiaramente lo sviluppo ulteriore di questo strumento consiste nell'imparare ad utilizzare tastiera e chitarra contemporaneamente, quindi utilizzare una diteggiatura che permetta di combinare due suoni in maniera, insomma, creativa e anche difficile, innovativa. Quello che ho fatto adesso si potrebbe tranquillamente fare con una tastiera messa sul suo reggitastiera e una chitarra a tracolla, però così è molto più interessante, perché uno gira per il palco, fa lo sborrone e, insomma, tutte quelle cose che nella musica sono la sostanza, in pratica, non la forma. La forma è ciò che si suona. Ecco, molto semplicemente abbiamo una loop station con cui facciamo ripetere i giri di accordi o, insomma, le note che facciamo. Qua una semplice distorsore che dà il gain per far sentire di più la parte solistica. Questo è un semplice shifter, questo è un freeze. Tutte cose che sono molto utili in questo caso, perché l'effetto voce non ce ne frega niente. Ecco, in pratica qua abbiamo mandato dalla tastiera da cui prendiamo il suono MIDI, cioè la Korg, un semplice jack che va a finire nello switch dentro il quale entra anche il cavo della chitarra, e poi escono entrambi per finire nella catena dei pedali. Tutto molto semplice, ripeto, si può fare anche con meno cose. Io l'ho fatto con quello che ho, chiaramente poi tutto va dentro l'amplificatore. Questa è la chitastiera, come vedete il cane dopo la mia performance è finito, è collassato. Nessuno mi denunci per maltrattamento degli animali, anche perché, come avete potuto vedere, era lui che maltrattava me. Nei prossimi video vedrete canzoni suonate, canzoni mie o anche cover, suonate con la chitastiera. Sei contento ora? Sei contento, no?